Signore e signori, buongiorno. Ci troviamo all'impianto sportivo della Vittoria di Via Nazionale qua di Castelfrentano per la seduta ultima di questa settimana di allenamenti dei ragazzi della categoria allievi di mister Giovanni Di Giulio. L'allenamento è iniziato circa 10 minuti fa. Questi ragazzi si stanno preparando a dovere molto professionalmente alla prossima gara di campionato di domenica mattina. Ecco qua in primo piano, ecco, vediamo, c'è Bartolino. Là in fondo vediamo Pitbull, Enrico, Nicolò e Riccardo. A quest'altro lato vediamo Karan al centro, Federico Di Donato e Guido Colaizzi. Qua di spalle vediamo, no scusi, mi correggo, non è Di Donato ma è Alex Maramieri, il primo alla mia sinistra. Invece qua vediamo di spalle con la maglia gialla Emanuele Caporale, Di Donato Federico e Bartolomeo Cirillo, in arte Bartolo. Adesso? Ecco il mister. Aggiungiamo una variante. Qua al centro si vede frontalmente Luca Rulli. La palla. Abbonizio, Renzetto. La palla a Luca. Là in punto Raimondi. Luca mi salta. Adesso Ceroli, Michele Daniello e Nicola Perrucci. Qua Pitbull in primo piano, ecco che si trattiene la gamba. Là c'è Enrico, Nicolò e Riccardo. È l'ultima seduta di questa settimana. È una bella giornata di sole, è stato temperatura mite, proprio gradevole. Ci troviamo alla prima decade di novembre e abbiamo ancora queste belle giornate di sole e temperatura e clima mite. Siamo? Destra! Vai! Per notizia, questa sera giocheranno le ragazze del calcio a 5 femminile della Virtus Castelfrentano, giocheranno ad Atri, provincia di Teramo, contro la locale Compagine di calcio a 5 femminile, girone regionale Serie C. La Virtus Castelfrentano giocherà alle ore 20:45 al Palazzetto dello Sport di Atri contro l'Atria Team. Domani e sabato e in programma non ci sono nessuna gara, mentre domenica mattina giocheranno gli allievi che vedete adesso in allenamento. Il pomeriggio giocherà
la prima squadra con il Rocca Scalegna, se non vorrei sbagliarmi, mentre lunedì mattina, lunedì pomeriggio giocherà alle ore 18 a Miglianico i nostri giovanissimi di mister Andrea Proietti, alle 18 al comunale di Miglianico, mentre alle ore 16 la juniores di mister Gabriele Di Felice andrà ad Atessa. Quindi un fine settimana molto intenso. Ok, alle prossime riprese qua da Castelfrentano, al campo sportivo della Vittoria di Via Nazionale, vi saluto, alle prossime riprese.